Abbiamo recepito il risultato del lavoro della commissione che il Consiglio Comunale di Teramo a ottobre aveva costituito insieme a Regione e ASE, ne prendiamo atto e quindi procediamo con un indirizzo finalmente chiaro. Peccato aver perso 2 anni di attesa per capire se dalla fine del 20, quando era pronto ed era stato approvato dal nucleo di valutazione del Ministero della Salute il progetto del nuovo ospedale a Piano d'Accia, abbiamo atteso 2 anni e mezzo che si pronunciasse l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha deciso di cambiare strada, ripeto, ne prendiamo atto, andiamo avanti. Adesso speriamo che non si perda altro tempo, perché nel frattempo le risorse disponibili naturalmente diminuiscono, se non altro per effetto dell'inflazione e dell'incremento dei costi che produce di converso la necessità di reperire altre risorse. L'interlocuzione col Ministero è aperta ed è costruttiva e c'è disponibilità. In ogni caso noi abbiamo sempre detto e lo ribadiamo in questa occasione che laddove servisse una quota di finanziamento regionale, la Regione è oggi nelle condizioni di poterlo fare, di accendere un mutuo, anche perché noi abbiamo estinto tutti i debiti che abbiamo ereditato e quindi la Regione oggi è in grado anche di fare finanziamenti per le proprie opere pubbliche. Parlano le carte, il sindaco non si può permettere di fare queste accuse, perché noi non abbiamo perso un solo giorno. Certo, mettersi a fare propaganda strumentale sul fatto che lui ci scrive ad aprile quando la giunta non era praticamente neanche stata ricostituita e pretende a giugno di aver fatto l'ospedale nuovo, parla la persona che per 2 anni ci ha tenuto fermi in attesa che decidesse se andava bene o no il progetto di Piano d'Accia, dopo che lo aveva sostenuto lui, il suo partito, la precedente amministrazione regionale, la precedente ASL. Per molti anni noi eravamo andati in continuità per non sprecare il lavoro fatto e condividendo magari un indirizzo di fondo sul fatto che l'ospedale nuovo sarebbe stato sicuramente di un livello superiore a un ospedale vecchio ristrutturato, seppure con un corpo di fabbrica nuovo da realizzare, ma insomma qualche limite un vecchio fabbricato se lo porterà comunque con sé. In ogni caso la città ha fatto la sua scelta e noi siamo rispettosi anche, come dire, del sentimento popolare che evidentemente ci tiene a questa localizzazione, e quindi faremo l'ospedale cercando di farlo nelle migliori condizioni possibili date le condizioni di partenza.